Ed eccoci qua con un altro prodottino dei miei, della mia scimmia, una box meccanica di Le Coil del Maniscalco in collaborazione con Svapoblock Blacksmith. Bene, oggi, anzi oggi, stavolta vi presento questo prodottino da modder, quindi si chiama Blacksmith di Le Coil del Maniscalco in collaborazione con Svapoblock. In questa scatoletta in cartone semplicissima, andate ad aprire e subito avete il cartellino di autenticità con il numero della box che è la 008, o il black il colore e la firma del modder. All'interno della confezione questa chiavetta che vi servirà per smontare, più che smontare, svitare la tazza nel momento in cui la userete per fare, diciamo, la pulizia della lamella e della tazza. E all'interno del sacchetto troviamo la box e degli anellini, degli O-ring di ricambio, nel caso si dovessero andare a usurare quelli che ci sono. La box è dotata di lamelle in argento, sia sopra e che sotto per il positivo e negativo. Ha la sua boccettina proprietaria in silicone alimentare, come ormai tutte le classiche boccette. All'interno, bene, vi faccio vedere dove fa contatto il tasto, che è da questa parte a filo della box. Il materiale della box è in nylon P12, stampata in 3D. Tazza proprietaria, gli mettiamo su un atomizzatore e ve la faccio vedere, visto che il modder mi ha gentilmente regalato le coil che lui produce. Io l'ho inserita qui ed è una coil in full N90 da 0,20, una Fused Clapton, e adesso ci vediamo con la visione dall'alto e la proveremo. Quindi, dopo la visione dell'altro, ci presentiamo qui con le nostre belle facciazze da Kautz. E devo dire che questa boxettina qui è molto valida e reattiva. Parte la coil comunque che è una 0,20 e comunque rende, però Spinge. è bella, è bella, Spinge, spinge. è valida come prodotto. E gli ho messo su il DOT 22 RDA con Che abbiamo fatto la recensione, andate a esatto vedere perché sennò siete dei bastardi, con il Daylight di Valkyria, che è praticamente la droga, la recensione bastardi, la droga 2019. Sì. E a me non dispiace. Te gusta la, anche se è piccola, perché sì, nella tua mano. cioè nella mia mano, cioè, è veramente piccola, però Ah, il tasto è lì. no, il tasto è qua, Ah, ok. però c'è questa protuberanza che è comoda sia così che così. Da impugnatura. Da impugnatura. Ergonomica. Impugna, impugna, impugna lo scelgo di Io Thor. devo dire che di box così in nylon, in plastica e qualsiasi cosa, sono molto, cioè, mi piacciono molto, mi attraggono. E devo dire che questa, nonostante le dimensioni, per la mia mano è ormai una delle box che uso praticamente tutto il giorno, perché è piccola, è tascabile, me la metto in tasca, non me ne accorgo neanche di averla, e la resa è ottima. Mica, ma ti spinge di brutto. Spinge molto bene, Sì. fa delle coil molto molto valide e reattive. Devo dire che con una coil magari un filino più alta, una 030, la batteria dura di più, perché con la 020 si scarica abbastanza in fretta. Però io ho sempre le mie batterie di scorta, quindi non c'è problema. Il bisello ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Non ho fatto vedere come si toglie e non si sbuccia. Cioè, Perfetto, bellissimo. tac, si infila dentro e la batteria è a posto. Cosa posso dire? Io posso dire che è piccola, quindi le cose piccole mi piacciono. Le box piccole mi piacciono perché non mi va a tenere una roba grossa in mano. Non è pesante, è bella, mi piace la forma, questa forma qua mi piace l'Omega qui, mi piace.
doppio squonk, quindi sia per il mancino che per il destro o con tutte e due le dita. Ok. Bella, poi soprattutto con una coil adeguata. Spinge tanto. Il prezzo è anche un prezzo onesto, perché spedita mi è costata 120 euro, quindi a differenza di magari tanti altri modder che fanno questo tipo di box meno di 150-160, non la pagate, e devo dire che ne vale veramente. Lamella in argento, sia negativo che positivo, valida veramente, facile da smontare. Non l'ho smontata, ma in un attimo levate la lamella e anche la tazza. E un'altra nota positiva, la stellina vi fa vedere la lamella. Nel momento in cui la dovete sfilare, infilate il cacciavite e clac, viene fuori la lamella e la sfilate. Velocissimo, comoda, molto veloce. Vi segnalo anche che per le sue piccole dimensioni, se siete un omone come il Visello, che ci avete la camicia col taschino, tac, non si vede neanche. Se l'avete provata, diteci qualcosa. Se la volete provare, provatela. La trovate nel gruppo Facebook di Le Coil del Maniscalco. Va bene, ciao Maniscalco. Quindi, se vi è piaciuto il video, piacciato tutte le cose, seguiteci su Instagram, recensiteci su Favorito, firmate la petizione, iscrivetevi al canale, e se non fate tutte queste cose siete dei bastardi. Quindi ci vediamo al prossimo video, con il tuo fratello Stefanello. Va bene, ciao.